prosegue la nostra giornata di ordinaria follia sul passo del Bracco. Siamo venuti qui al solito bar a prenderci il caffè in una giornata uggiosa dove osano soltanto le aquile e gli irriducibili, anche un po' matti. Siamo venuti qua, eccoci qua. Qua ci abbiamo gli amici che stanno discutendo di macchine. Sì. Di macchine cazzate. Eccoli qua. Io ho già bevuto il caffè. Fatti a fare un track and spritz. Sì, un track and spritz. Che poi sulle curve è bagnato. Oggi giornata di sole splendida. E bang, nella nebbia. Sì. Acqua cristallina. Oh, ce l'hai fatto qualche bang col meganone? Questo è il numero uno. Bang. Non si vede perché è un 1002. Oggi volevamo fare il video al nuovo Mini Cooper appena arrivato, ma mi sa che con questa giornata qui lo vedete dal Mini Cooper, che sarà prossima a farsi un bel video per noi. E poi il Golf. E poi il Golfone. E anche il Megan che ci manca ancora come video. Le altre le abbiamo praticamente fatte tutte. Come estetica il set è imparagonabile. Sì, vabbè, come te l'hai. No, perché ora diceva Ari, però io deciso. Sì. Dopo, poi da parte sua che ha più progresso, l'unica cosa pecca un po' di comodità. No, ho visto quando prima comunque andava dritta. Beh, non fare altro. Li conti quei cavalli lì, porca trota. Ti ripeto, già con la Mini 240 era proprio secondo me al limite. Dai, dove ci vuole mettere l'altro pulcante? Sì, però comunque miracoli non fare. Quanti cavalli c'ha la tua Mini adesso? 231. Stock. John Cooper 231, che è la prossima che faremo il video, ovviamente. 2021. Te invece cosa c'avevi? R56 N18S con, stage con tanti cavalli. Mezzo aereo. Posso confermare quando siamo andati a ritirare il mio Twingozzo l'anno scorso a Imperia, siamo andati con l'aereo di Santillo e posso garantire al 100% che sono rimasto scioccato. Porca puttana. Però hai 280, 290. 290, 290. Già contro 40 era. Scusate, fino all'altro giorno. Oh, Tillo, una domanda. Ma senti un po', tanto per allungare anche un po' il video, per dire due minchiate in più. Ma il discorso dei consumi della tua Clio rispetto alla mia Clio, che probabilmente aveva dei problemi. Ma anche la sua diceva che consumava. Anche la tua consumava 20 euro dopo due giorni. Ma no, ma è imbarazzante. No, ma perché ti spiego, no? Io quando avevo la mia Clio, La mia era stock, aveva dei problemi, probabilmente era mappata, non lo so, perché io praticamente andavo con la mia cazzo di... Ho fatto una prova, cioè io praticamente partivo da Daiwa, serbatoio vuoto, andavo a Genova, a modo, senza andare esageratamente, a Genova dovevo fare benzina per tornare a casa. Con l'MR2, stesso test, l'ho fatto più volte, facevo a zero, 20 euro, andavo a Genova, tornavo indietro, andavo ancora a prendere la Topia a Casarte e c'era ancora un po' di benzina. Con la Clio non ci arrivavo. Invece Santillo... Santillo perché c'ha forse l'opzione due cilindri. Io ho fatto da Sestri a millesimo, andata e ritorno, per qualche curvetta o... Avrò consumato 40 euro. 45. Ogni volta che hai una macchina, comunque lui dice che lo consuma in casa. Beato lui, beato lui. La mia, devo ammettere, la mia era una cosa spaventosa. Io gliel'ho dimostrato perché non ci credevo. Io detto, andiamo in Imperia con la Mini, vediamo quanto consuma. Andate e ritorno in Imperia 40 euro. Vabbè, ci sta, ci sta. Allora la mia, può darsi che la mia avesse avuto dei problemi. Ci sta. Ma la mia Clio, ti ripeto, col mio piede, che vado praticamente sempre piano perché io sono una persona che rispetta sempre tutto. Sono un appassionato di macchine sportive, ma io
vado sempre piano. È giusto. Che ti scrive le non consumo. Stelle. Cioè non consumo. Ho fatto l'altra volta con loro due, abbiamo fatto il giro. Abbiamo fatto il giro del, da Sestri a Santo Stefano, da Santo Stefano a Tomarlo, Tomarlo a Bedogna, Bedogna a Bracco. Avrò consumato 35 euro. Ragazzi, voi una domanda. Le vostre macchine come consumi, come siete messi? Non consumano niente. Io faccio 12-13. Beati voi, oh, siete solo fortunati voi. Io, porca puttana, sono una petroliera. La mia marca 11 a vita. Adesso è che così, il computer di bordo, secondo me. Boh, però io sono andato più che computer di bordo, che il mio segna tipo 9,5 adesso. Sì. Però tipo di due viaggi, tra virgolette, quando giro così non ci faccio neanche caso, anche perché se tiriamo due marce si beve il triplo. A guardare, faccio 20 euro se li consumo tutti, ovvio. Però ho calcolato quei tragitti lì lunghi, un po' più lunghi andando normale, e ti dico anche l'altra volta ho fatto 40 euro. Comunque ragazzi, con questo chiudo anche questo video di discorsi di consumi e stronzate varie, e ci vediamo al prossimo video.